se oggi ci riprende con me questa vostra Black Ace. L'ultima volta vi ho lasciato con la suspense a 1000 perché dovevamo combattere contro Jack Corvus in realtà. Però a me piace fare così. Ok, quindi oggi siamo pronti per sconfiggere. Sarà abbastanza complicato, ma io non mi arrendo. Quella salverei. Ho una cavolo di mano infuocata davanti a me. Grazie. No, ho premuto A, non l'ho fatto. Giuro, ho premuto A io. Aio, hai rotto. Non farlo! Oddio mio! Posso fare Black Ace di nuovo? Sì! Adesso ti faccio patti! Che cazzo di cose sono queste? Più che altro cos'è questa qua in centro? Oh mio Dio! Cosa sono tutte queste carte qua uguali? Questa fa 500 addirittura, cioè mi pare! La finezza proprio! Però no, ruota lama 3. Ah, sembra la Plains, sembra il Wizard di... Oh mio Dio, che master! Ah, fa quello. Ok, tecnicamente posso accettarlo. Si fa fermo, un attimo. Vediamo, bravissimo. Black End Galaxy, che cavolo è? Sono Dio, basta. Cosa ho fatto? L'ho shottato malissimo. Mi ha dato gli zenni, però chi se ne frega. L'ho shottato malissimo, giuro. Ah! Wow! Che... Caspita! Che... Davvero, caspita? Au. Fa male. Il nostro desiderio non si è ancora realizzato. Alla testa... Jack, la testa ti va a fuoco. Jack. Come ti è sembrato, Corvus? Allora, chi è il più forte? Fiu, per un minuto ce la siamo vista brutta. Vai così, Geo. È stata una lotta fantastica. Ho detto a Ace cosa è successo. Sta venendo qui. Ehi, come sta, Jack? Sta bene, ha solo perso conoscenza. Oh, ok, grazie al cielo. Ancora una volta mica mi risolvo la situazione. Grazie Wood. Questa volta ci ho messo l'anima. Ed anche di più. Joker, vai via da lì. Prima che ti spari una Black End Galaxy a quel brutto sorrisetto. No, veramente non sorridi mai. Però vabbè. Mr. King, Jack è stato sconfitto da Mega Man. Quali sono gli ordini? Sembra che si sia cacciato da solo in un bel guaio. O sbaglio? Oh, la sua idiozia è infinita. È peggio di sua sorella. Non riesce a svolgere il suo dovere di pedina. Ad ogni modo, Joker, ritorna il più presto possibile. Dobbiamo decidere la prossima mossa. La mossa che ci condurrà alla vittoria decisiva. Sì, signore. Mi sa che tramano qualcosa, eh? Ho solo questa vaghissima impressione. Uno, due, prova. Grazie per l'attesa. Adesso vi svelerò i risultati delle lezioni. Oh già, è vero, tra tutto il casino mi ero dimenticato che... Sai, era la giornata delle lezioni. Ah, c'è anche Ace. Bene, ma... Ah no, io ci sono, ok. Il nuovo presidente del corpo studentesco dell'elementare di Echo Ridge, eh? Ah, sono così nervoso da perdere il controllo. Perché ti rimessi così nervoso? Trepidazione. Prez. Non ha vinto, no? Sei serio? Ah no, fa suspense. No dai, di più, no? Perché il video deve durare tanto con la suspense, no? Mi pare giusto. Ah, stava andando verso l'una. Ha fatto... No, detto no. Dai. Gli anni. Ho
Ok, mi sono spaventato l'ultima parte. Luna Plaza della classe quinta A! C'è tipo la spinta di brutto sull'ultima parte. Grande! Sì, ce l'hai fatta, Prez! Congratulazioni, Prez! Lacrima! Acclamazioni! Applausi! Vorrei chiedere al nuovo presidente di raggiungere il palco! Certamente! Notare che questi due sono gemelli. Ta-ta-tan! Anche questa, questo, quest'altra, però vabbè. Studenti dell'elementare di Ecorigi, voglio esprimervi la mia più fonda gratitudine per il vostro supporto. Come promesso, mi impegno a migliorare la scuola in ogni modo possibile, perciò mi prodigherò per migliorare tutto ciò che rafforzerà l'istruzione ed anche tutte le attività extracurricolari. Il cambiamento è tra voi, qui dall'elementare di Ecorigi. Ad ogni modo, questa impresa non è un qualcosa che posso fare da sola. Con il vostro aiuto e con l'aiuto di chi vi sta accanto, c'è una cosa speciale che vorrei fare come mio primo atto di presidente del corpo studentesco. Vorrei che ogni insegnante e studente formasse una brotherband, l'un l'altro formando un grande team, che abbiano come proposito come quello di creare una scuola dove tutti siano felici. Sarei onorata ed estasiata se riuscissimo a realizzare una cosa simile. So che possiamo farcela. Ci sto! Anch'io! Sei fantastica, Prez! Intendi formare un enorme team con tutta la scuola, eh? Ma è possibile? Non ci ho mai pensato, potrebbe essere difficile, ma tentare ne vale sicuramente la pena. Concordo, proprio come pensavo. Ehi, Geo, dopo avrei bisogno di parlarti, ok? Certo, ma perché tanta segretezza? Lo capirai. Vorrei che anche i Sessoni si unissero a noi. D'accordo. Cosa? Vorresti lasciare il comando? No, non posso crederci! Cosa succede, Bud? Ti sei messo anima e corpo nel team e adesso vuoi. Geo, Sonia, Ace, mi spiace essere così egoista. Ma ho compreso chi voglio davvero proteggere. E quella è Prez. Naturalmente sono davvero figo lottare per mantenere la pace nel mondo, ma non mi sembra giusto. Non è per me, o piuttosto. Credo di non essere felice se non sono vicino a Prez. Ed anche a Zack. Quando noi tre siamo insieme, allora non sono il vero Bud. Quindi vorrei poter lasciare il comando. E poi la polizia statale non serve un patetico perdente come me nei suoi ranghi. Bud, invece di essere tristi, siate felici. Siete felici che terrò al sicuro Prez. Non si troverà mai più in pericolo. Ha ragione. Bud, prenditi cura di lei. Ed anche di Zack. Non preoccuparti, lo farò. Povero Zack, non so come riuscirà a gestirli tutti e due insieme. E Ace, cosa ne pensa? Ace? Ace? Wood Bison? Sì, intendo assegnarti una missione speciale. Ok, proteggi Luna con la tua vita. Questo è tutto. Ace, quindi il compito della polizia statale è proteggere la gente. Di conseguenza, Bud è un fuggido esempio di come un agente dovrebbe comportarsi, fin da quando non smetterà di proteggere Luna. Inoltre, tenere qualcuno al sicuro non è un compito facile, Bud. In alcuni casi è anche più difficile di proteggere il mondo intero. Fai in modo di farti trovare sempre pronto, e dai il meglio di te. Ok, voglio dire, sì, signore! Sono sicuro che sarai perfetto. Oh, che cazzo! Ok, ho saltato qualche dialogo. Sono qui per te, Prez. Scusa, sorry, ho saltato qualche dialogo. Cos'è stato quello? Prez è diventata presidente del corpo studente. Cos'è stato seriamente quello? Ho sentito. Proposito realizzato. Ok, quindi riteniamo il proposito principale. Siamo gioco salva. Sì. Salvataggio completato. Nello stesso momento. Ah, siamo alla base del Rialer, eh? Sono rimasti King, Joker e Heartless. Heartless. Abbiamo distrutto tutte le divisioni della UAS sparse per il mondo. E adesso siamo anche in grado di controllare la meteora G. Però. Che c'è? Non ne abbiamo il controllo assoluto. Per averne il completo controllo abbiamo bisogno di tantissimo Crimson.
Non avrei mai immaginato che la meteora ci fosse così gigantesca. Dobbiamo mettere le mani su dell'altro Crimson, un po' di Atlas. Jack e Regina Tia erano incaricati della raccolta del Crimson. Sta progettando di salvarli? Non sarà necessario, Mr. King. Ho un'idea. Potrebbe essere complicato. Dopo, il giorno di scuola dopo l'attacco di Jack, sembra che la scuola sia ritornata alla normalità. Jack e Mrs. Tia sono entrambi andati. Perché è dovuto andare in questo modo? Andati. Sono sicuro a posizione di satelli. Sei ancora dispiaciuto per loro? Comportati da uomo. La lotta contro il Dial era appena iniziata. Vero. Prenderemo a calci nel sedere Joker e King. Non vedo l'ora di fare quei due a pezzi. Devi calmarti, Mega. La sola cosa a cui penso ultimamente è lottare. Gli umani pensano troppo alle cose e si mettono sempre in situazioni pericolose. Potresti avere ragione. Ma io... Geo, i tuoi amici sono qui. Ok. Smega, la smetti di tirare fendenti all'aria. Mi converrà andare subito a scuola. Non so se sta per succedere qualcosa, ma non importa cosa. Io... Mega! Ok, grazie a Dio. Messaggio in arrivo. Cambio rumore, Goddard. Ciao, Geo. Spero che tu stia bene. C'è qualcosa che ho appreso riguardo al cambio rumore e volevo condividerlo con te. Esiste la possibilità che dopo aver effettuato il cambio rumore una volta, con la presenza di una notevole quantità di rumore, sia possibile effettuare naturalmente un ulteriore diretto cambio rumore. Oh, interessante. Inoltre, come sicuramente Arthur ti avrà accennato, combattendo contro virus molto potenti, potresti avere la possibilità di avviare un cambio rumore. La tipologia e l'abilità innescate dipendono tanto dall'area di influenza. In circostanze simili è possibile che vengano create sfere di rumore. C'è ancora tanto che non sappiamo riguardo al cambio rumore. Perciò ti prego, Geo, sta attento. Geo, buongiorno. Buongiorno, mamma. Sembra che siano accadute molte cose alla tua scuola. Sembra un po' stanco. Stai bene, Geo? Sto bene, sono solo un po' assonnato. Davvero? Dovresti andarci piano. Sono preparso da una spiacevole sensazione. Del tipo che potrebbe succedere qualcosa. Come è successo a tuo padre? Mamma. Scusami, non avrei dovuto dire una cosa del genere. Hope, non preoccuparti, mi occupo io del ragazzo. Grazie, amica. Prenditi cura del mio ragazzo, è tutto ciò che mi resta. Ci penso io. Ok, mamma, vado, torno presto. Attento, Gio. Ok, vado a scuola. Oh, salve. Giorno, Gio. Gio! Buongiorno, Gio. Buongiorno, ragazzi. Come pensavo, è un po' fuori fase. Probabilmente sta pensando a Jack. Ehi, Gio, che cosa ti prende? Di che stai parlando? Sto benissimo. Oggi è il primo giorno in cui vado a scuola come presidente studentesco. È un giorno molto speciale. Allora, perché quella faccia? Gio ha ragione, in un giorno del genere dovresti sorridere. Sì, Gio, oggi Prez diventa la Presidente Prez. Da ora in poi, ecco come dovrei chiamarla, Presidente Prez. Giusto, ti prego di riferirti a me come Presidente Prez. Davvero? Pensandoci bene è un po' lungo, forse solo Prez va bene. Ok, meglio. Cosa? Perché? Presidente Prez suona molto più figo. Basta, Presidente Prez ha preso la sua decisione finale. Bud, non esiste proprio chi la chiami Presidente Prez. Beh, penso che suonasse molto più figo di Prez, anche se... D'accordo, ragazzi, basta chiacchierare. Dobbiamo andare a scuola. Non vedo l'ora di sentire le lodi dei nostri compagni di classe. Oh là là! Prez? Prez? Yeah, ragazzi, guardate! La Prez sembra che sia un altro mondo. Oh, e bravo quella che vedo! Credo che il suono delle lodi dei nostri compagni li facciano eco in testa. Beh, questa è Prez. Non c'è altro modo di scriverla. Luna, già ti sta guardando, non sei imbarazzata? Ui, come che risata è? Davvero? Grazie, ragazzi. Per la risata. Ok, ragazzi, manda, ma scuola non posso dire. Quindi se vi piace il commento, mettete piace, scrivete e vicino al prossimo video. Bella, ragazzi. Oddio, non ditemi che c'era il piccone Comfort. Che cosa sta facendo la cesta dietro di me? Che cosa sta facendo quella cesta?